Buongiorno da Giulia Mancinelli. Blitz ladresco nel fine settimana in tre scuole cittadine. Un ladro solitario, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, è entrato alla scuola media Marchetti, alla scuola primaria Pascoli e alla materna di San Gaudenzio. Nel mirino del malvivente i contanti dei distributori automatici di snack e materiale tecnologico. A fare la scoperta il personale scolastico lunedì mattina. Sull'episodio indagano i carabinieri. I vigili del fuoco sono intervenuti l'altra notte ad Arcevia nella frazione di Montale per l'incendio di un capannone adibito a rimessa di mezzi agricoli. La squadra del distaccamento di Arcevia con l'ausilio di un'autobotte ha spento l'incendio e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell'area. Si è spenta all'età di 96 anni Teresa Baldoni. Negli anni 60 aveva fondato insieme al marito Luciano Chiostergi Villa Sorriso, locale dai grandi fasti che portò a Senigallia artisti nazionali e internazionali. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 alla Chiesa del Portone. Tornare a bere da fonti locali per ridare vita alle comunità è la filosofia di L'acqua non va per l'insù, comuni amici dell'acqua, progetto che coinvolge 21 enti della provincia di Ancona. Ideato e promosso da ATA Rifiuti con il sostegno di Viva Servizi, il progetto coinvolge anche i comuni di Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montemarciano, Ostravetere, Senigallia e Serra dei Conti. Come ogni anno ritorna il consueto appuntamento al Teatro Nuovo Melograno con una delle storie più coinvolgenti del Natale, Canto di Natale di Charles Dickens. Per la regia di Daniele Vocino in scena saranno Christian Strambolini, Katia Urbinelli, Marco Tonelli, Roberto Carletti e Vittoria Federiconi. Gli appuntamenti sono sabato 23 dicembre alle ore 21 e lunedì 25 e martedì 26 dicembre alle ore 17:30. Lo sport e le volley, bella vittoria della Security Tape nell'ultima partita del 2023. La capolista di prima divisione maschile batte in casa l'Ostra 3-1 e resta in vetta alla classifica. Si torna a giocare a gennaio per l'inizio del campionato del 2024. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.